Ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Secondo caffè per me della giornata sono le 10:20 e siccome Angelica ha preso il vizio di andare a dormire, cioè non andare a dormire, addormentarsi un po' prima la sera, ma alle 4 di mattina andare in giro per casa, adesso sta ancora dormendo. Io sono in piedi dalle 6, ho pulito più che altro il bagno, mi sono lavata tutte le piastrelle, ho fatto proprio un bel lavorone. E niente, appunto, questo è il secondo caffè della giornata. Ah, una bella cimice sulle tende, molto bene. Comunque, adesso ho finito, sto aspettando che si svegli e non lo so, la lascio dormire perché altrimenti poi diventa tosta da gestire, ma non credo che manchi ancora molto. E magari adesso mi vado a cambiare nel mentre. E stamattina volevo andare a visitare un negozietto che hanno aperto non da tantissimo. Ci sono già stata diversi mesi fa, però aveva proprio appena aperto, avevano ancora tutti gli imballaggi dei vari scatoloni in mezzo e quindi non ho girato proprio bene. Però voglio andare a fare un giro. E, in realtà vorrei comprare una cesta per il pellet. Da tenere proprio in casa in modo tale che ogni volta non devo stare a uscire sul balcone e andare a prendere il pellet nell'armadietto fuori. Ho già dato un'occhiata da casa, nel negozio casa, ma a parte i prezzi esorbitanti, non andavano bene perché erano traforate e ovviamente se metto il pellet in una cesta traforata esce fuori. E adesso voglio andare a vedere lì se c'è qualcosa, non ricordo neanche il nome di questo negozietto, dopo poi tanto ve lo faccio vedere e non so neanche se sia in franchising sinceramente e nulla, così almeno boh, facciamo un giretto e poi sto iniziando a dare un'occhiata per la cameretta di Angelica, ho dato già un'occhiata su diversi siti e voglio mettere in camera di Angelica la carta da parati, ne ho già trovate di belle, però insomma adesso voglio valutare un attimino anche il livello di costi e così possiamo iniziare e potrò finalmente togliere tutti i giochi sparsi qui in cucina perché per quanto c'è in cucina, nel salone, per quanto cerchi di tenerli in maniera ordinata, sono tantissimi e necessitano veramente di ceste. Voglio comprare gli organizzatori di IKEA per mettere tutti i giochi all'interno e boh, così almeno iniziamo ad avere un pochino più di ordine anche qua. E poi dobbiamo partire con il preventivo delle vetrate perché non mi sembra assolutamente rifinita questa zona, ci vogliono le vetrate e iniziamo un po' a sentire dei preventivi per valutare un attimo. Abbiamo già trovato qualcosa, però vediamo adesso, vediamo un po'. E voglio proprio farlo fare da persone che lo fanno di mestiere competenti e vediamo di cercare di finire un po' questa zona. Intorno a gennaio faremo poi la parete lì. Così si può dire che con quella parete e le vetrate, la zona giorno è completata. Poi ci sarà il bagno da fare, che è questo qua, quello di servizio, però ragazzi, i bagni li rimandiamo, proprio li faremo fra non lo so neanche quanto perché sono un costo notevole. E niente, ho ordinato lo specchio per la cassettiera in camera da letto e aspetto che arrivi. Così poi finalmente ve la mostro. Tra l'altro vi ringrazio tantissimo perché mi avete dato tanti consigli preziosi per pulire la cassettiera. Devo dire che le impronte non si vedono praticamente più, le impronte di grasso, di unto. E quindi dai, meno male, l'abbiamo salvata. Vediamo un po'. Adesso quando arriverà lo specchio non vedrò l'ora di vedere come sarà l'effetto finale. Secondo me esteticamente sarà molto molto bello. Queste musichette non ci hanno venuto tutto il giorno. Sono meravigliose, abbassiamo un po' però, altrimenti è presto, tutto il giorno così. Dammi l'altra, manina, non scappare. Tra l'altro, l'altro giorno, posso lavare, ero contenta perché mentre camminavo mi sentivo che avevo i pantaloni larghi, qualcosa di largo. In realtà erano le mutande che erano larghe e mi sono detta, cavolo, sono dimagrita ancora, che felicità! Sì, nella fretta, nel delirio delle mie giornate, ho preso le mutande per mamma e sono
andata tutto il giorno in giro con quelle e io ero convinta di aver messo invece quelle mie classiche che utilizzo adesso. Ah! Stai ferma! E invece no, erano quelle per mamma, però per un attimo ho avuto un po' di felicità. Ah! Questa qui è distruttiva. Adesso ci pettiniamo. C'è dentro quella lingua. Vieni, che mamma ti pettina. Se trovo il pettine, dove l'ho messo? Proviamo a togliere questi ciuffettini. Cosa stai? No, devi girarti di qua. No! Così! Ma davvero? Mamma mia, ma che robe! Mamma mia! Sono 3 ore che sta, da quando siamo partiti da casa che sta parlando così. Ah, è vero? Ma pensa! Ma che roba! Ma io proprio non lo so. Eh sì! Siamo arrivati! Oggi è chiacchierina! Dove andiamo? Alla fine abbiamo optato per Maison du Monde, perché settimana scorsa stavano mettendo tutte le decorazioni natalizie, quindi alla fine siamo venuti qua. Vero, sei contenta? Brava! Wow, quante cose belle adesso che vediamo! Wow! Oh! Oh. Guardate che meraviglia, mi sono innamorata di questo armadio. Questo è il nome, così magari se non avete Maison du Monde potete guardare sul sito. Solo che non so se sia tanto capiente, nel senso che ok l'estetica, però deve essere anche un armadio, non è tanto capiente. Però è bellissimo, bellissimo. Solo che ha poco spazio per appendere i vestitini, vabbè che è una bimba. Bello bello, mi piace un sacco, fatto a casetta, al centro io non metterei niente perché con Angelica mi tirerebbe giù tutto, però è veramente molto bello, stupendo ragazzi, è una particolarità, una cosa diversa dal solito. Ho fatto un po' di acquistini, appena arrivo a casa vi faccio vedere tutto. Amore, cosa hai rubato in bagno? Praticamente noi siamo tornati a casa, abbiamo pranzato, lei è andata a nanna e adesso che si è svegliata è più carica di prima, vero? Sta facendo il trasloco, vedete? Prepara il trasloco. Signorina, cosa hai fatto? Hai buttato il piatto per terra della merenda? Almeno l'hai finita la merenda, tutta spiaccicata sul seggiolone. Buona la banana! Ti è piaciuta la banana? Con quei cappelloni? Sì, ti è piaciuta? Ma che belli! Siete innamorati? Lo sai che anche mamma quando era piccolina come te aveva una scimmia tutta brutta, spelacchiata, che era il suo peluche preferito? C'è in tutte le foto! E adesso che le riguardo devo dire che era una scimmia davvero inquietante, però a me piaceva tantissimo. Allora ragazzi, se Angelica me lo concede, non lo so perché si è svegliata che è peggio di questa mattina, vi faccio vedere le cosine che ho acquistato questa mattina da Maison du Monde. Allora, da Maison du Monde non si può più comprare, hanno cose bellissime, particolari, ma i prezzi sono quadruplicati. Io mi ricordo quando diversi anni fa aveva aperto il primo punto vendita fisico a Settimo Torinese, per chi fosse di Torino, avevano dei prezzi accessibilissimi,
trovavi tutte cose particolari a prezzi super accessibili. Adesso è veramente intoccabile. Io questa mattina ho preso qualcosina, però sinceramente, cioè, dicono tanto a Temu di qua e di là, le cose arrivano tutte dallo stesso posto, perché sono tutte create, fabbricate in Cina, solo che da Maison du Monde paghi il nome, mentre per quanto riguarda altri negozietti il materiale è lo stesso e non paghi il nome, ovviamente. Allora, lei ovviamente è già qua, quindi adesso io proverò lo stesso a mostrarvi le cose che ho acquistato. Non lo so se ce la farò. Comunque, allora, ho preso queste tazzine qua, rosa, tazzine da caffè, e ne ho prese esattamente 8. Adesso vi dico anche il prezzo. Le ho prese perché tutte quelle che ho purtroppo si sono rovinate, quindi ne ho una di un modo, una di un'altra, e tante si sono rotte, e quindi volevo un servizio che fosse completo. Il fatto è che qua c'è scritto che sono costate 17 euro e me le hanno fatte pagare 17 euro a pacco, ma adesso devo un attimino telefonare in negozio, perché qua c'è il bollino arancione. Che io sappia, quando da Maison du Monde ci sono questi bollini, i prodotti sono scontati. Ci sono vari colori di bollino, c'è arancione, verde, rosso, mi pare, e ogni colore corrisponde a una percentuale di sconto. Adesso io ve le apro e ve le faccio vedere, però non mi sono resa conto subito di questa cosa, ma adesso che sono tornata poi a casa nel pomeriggio mi sono effettivamente resa conto di questo fatto. E appunto, come vi stavo dicendo, telefono perché non posso, è troppo lontano, non posso andare lì. Comunque, le tazzine sono queste, molto molto carine, e le ho prese colorate perché ho voglia di un po' di colore. Adesso abbiamo una base scura per quanto riguarda l'arredamento, ma piano piano iniziamo a inserire un po' di colore, perché altrimenti rimane tutto troppo, troppo cupo. E comunque, poi ho preso questa candela, che adesso vi mostro, che mi piace tantissimo. Il tavolo, Angelica! Allora, guardate un po', mi piace la particolarità del vetro, non so se si nota, ma ha questo effetto tutto colorato. Quello che mi ha colpito è il vasetto, che comunque può essere recuperato, perché una volta terminata la candela al suo interno si può inserire altra cera e quindi si può riavere un'altra candela. E poi, per finire, cioè veramente ho preso 4 pezzi, per finire ho acquistato questo, che è proprio bello, 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 bello. Adesso ve lo mostro. Questa ciotola, anche questa, ha un po' l'effetto della candela, vedete? Tutti questi giochi di colore tipo arcobaleno. E questa l'ho pagata 15,99 euro. Mi piace un sacco, ho bisogno proprio di queste ciotole per poter cucinare, e quindi l'ho vista, è particolare, e l'ho presa. Però adesso appunto voglio chiamare poi in negozio per chiedere di questo famoso bollino giallo, per sapere un attimino perché, cioè, se c'è stato un errore o meno. Tra l'altro, l'angolo dal quale ho preso queste tazzine conteneva diversi articoli, tutti con il bollino, quindi credo proprio che sia stata un angolo dove c'erano diversi prodotti scontati, però questo prezzo non mi è stato applicato, quindi poi vi farò sapere. Avevo preso, mentre ero lì in negozio, anche un soprammobile, un vaso, però poi alla fine l'ho posato, perché comunque, ragazzi, avrei pagato proprio tanto. E adesso vi dico il totale. Allora, ho speso in tutto 59,26 euro. Cioè, ragazzi, è veramente, veramente tanto, veramente tanto. Adesso non conviene. Io, sinceramente, adesso oggi sono andata lì, avevo bisogno più che altro di tazzine, cose così. È vero che si trovano sempre cose particolari, però guardando un po' online si trova altrettanta roba bella, dei prezzi un pochino più fattibili, ecco.
Ho acquistato perché era veramente tantissimo che non compravo più da Maison du Monde. Ho comprato in tutto l'anno soltanto il quadro che ho messo in camera da letto e che mi serviva, però quello è bello e particolare e il costo comunque credo sia giusto. Però per il resto non credo che prenderò più niente perché è veramente intoccabile, cioè 60 euro per quattro pezzi mi sembra un tantino esagerato. Comunque sono venuti a tagliare il prato questa mattina, a parte che c'è un sole meraviglioso, però guardate che bello, finalmente ci voleva. Sono molto precisi e puntuali ogni volta, ogni mese, perché lo tagliano esattamente ogni 3 settimane. Allora, per tutti coloro che mi chiedono spesso un tutorial, adesso un attimo di tempo ve ne voglio fare uno. Allora, ho qui il pantalone del pigiama di mio marito che è stato messo da lui a lavare, infatti adesso stavo dividendo il bucato e l'ho trovato. Allora, ditemi voi, no, se io devo lavare questo pantalone. Tra l'altro, questo è il pantalone che aveva l'altra sera. Quando ha suonato il vicino e ho dovuto andare a aprire io perché se avessi fatto andare lui, lasciamo perdere. Allora, adesso ditemi voi se io devo lavarlo. Questo è il suo pantalone. Praticamente questa è la zona chiappone, vedete? Zona chiappone con un bel bucone. Cioè, ditemi se è normale, se è normale avere la pretesa che io lavi questo. Ditemi se è normale questo. Poi aspettate, ce n'era un altro qua. Cioè, questo uomo deve avere qualche problema psicologico perché, cioè, questo è il davanti e lui me l'ha messo a lavare. Avete capito? Adesso facciamo un bel tutorial. Dunque, pantalone, partiamo dal chiappone e lo preparo per metterlo in lavatrice. Adesso io lo taglio tutto, poi glielo preparo lì e gli dico che... Che soddisfazione, ragazzi, voi non avete proprio idea. Gli dico che l'ho lavato ed è pronto. Adesso, però, mentre lo taglio, mi sta venendo il dubbio che quello se lo infila lo stesso. Ecco, adesso glielo metto. Anzi, tagliamo anche una gamba, così almeno è costretto a non metterlo più. Devo romperlo così perché altrimenti quello se lo infila anche in questo modo. Ho preparato il tutorial di Halloween. Bellissimo, mi piace. Adesso glielo prepariamo, glielo mettiamo lì. Così appena arrivo se lo mette, convinto che sia pulito e profumato e soprattutto intero. Oh, mi sa che è arrivato papà. Guarda chi c'è, guarda chi c'è. C'è? Papà, abbiamo una bella sorpresa per te! Cosa? Adesso la vedrai! Cosa? Vieni, amore. Qual è la sorpresa? Dopo la vedi! Perché devi andare via? Non ti No, perché devo... dipende dalla sorpresa. No, fatti la doccia, metti il pigiama tranquillo! Cos'è? Dai, cos'è questa sorpresa? Che mi sto nervosendo, eh? Sono su, te devi vedere su. Gol! Facciamo un gol, vai, vai. Ma non mi pare il caso di farlo in casa. Gol! Io ho fatto già vedere l'altra Eh volta. sì, vai, faglielo vedere quella Mi hai palla in lasciato solo casa. con lei quella volta. Eh sì, certo, faglielo vedere, va. Cos'è che mi hai appena La chiesto? sorpresa è bella. Bellissima, Sì, Omar. ma bellissima per me o per È bellissima per te. Sarai traumatizzato dalla felicità. te? Non dobbiamo uscire. No, non Non è dobbiamo uscire. che hai detto qualcuno ci vede la No, non sera. usciamo, stai tranquillo. Ma perché mi prepara la doccia subito? Così ti metto il pigiama. Ma dov'è il mio pigiama? Bagno, pulito, te l'ho lavato. Me l'hai messo a lavare, te l'ho lavato. Sì, ma a misura di Angelica adesso è. No, non l'ho Che colore ristretto. Non l'ho ristretto e non ho cambiato il colore. è? E allora perché mi devi far mettere il pigiama con questa. E vuoi stare vestito da lavoro? Sì.
Stai vestito da lavoro, va bene. La sorpresa me la dai lo stesso anche vestito da lavoro? No. Perché no? Il pigiama? Perché è rosa è diventato? Che colore è diventato? Magari, è un pantaloncino. Così è diventato un pantaloncino? Sentiamo l'urlo di terrore. No, l'ho lavato. Non parla più, è svenuto. Fai schifo, vai. Ma perché? Perché era tutto bucato, avevi otto buchi. No, non avevo. Adesso esci, me ne vai a comprare uno. Sì, va bene, così mi vado a riposare. Io buona ci sto. Bambina. Cosa ho detto io oggi? Cosa ho detto io? Angelica, ti puoi spostare, per favore? No, veramente. Adesso ci manca solo più che suona qualcuno. Oh, mamma! Non è possibile! Amore, lo so. Questo sì che ti traumatizza. Non io che ti chiamo, com'è che ti avevo chiamato? Delinquente. Questo sì che traumatizza, amore mio. Sto morendo, morte di abbiamo i nostri amici a cena, ha detto che lui si veste così. No, vabbè. Comunque, adesso domani glielo faccio sparire perché... Sono veramente, continuo a metterselo, mamma mia, sto morendo ragazzi, vi giuro. Ma tanto lo sapevo che se lo metteva. Io gliel'ho lasciato lì così per fargli vedere che gliel'avevo tagliato, tanto lo sapevo. Vabbè, mi mando un bacio. No, io veramente, io spero che non suoni nessuno. Spero che non venga nessun vicino di casa a suonare, sono qua. Secondo me fanno una petizione per cacciarci via, perché tra le mie urla dell'altra sera è lui che apre la porta in quel modo. Dai, Omar! Cioè, dai, Omar! Vabbè, io vi saluto e ci scusate, mi sono ripresa perché mi mancava il fiato. No, ma la parte peggiore è quella dietro, perché è tutto aperto dietro. Comunque ve la risparmio, ma mi sa che stanotte farò un po' di incubi. Omar, ma cosa ti sei messo, Omar? Ma quello è il mio pantalone! Ma toglitelo subito che me lo deformi tutto! Ragazza, vai in ballardo. A quel paese ti va largo. Ma dai, che quello è elasticizzato. Innanzitutto, come ha fatto a entrarti? Ma... cioè, io adesso fin quando non mi compri un pigiama, metto tutta la tua roba. Domani lo vediamo con Regis. Interizzato. Ci vediamo nel prossimo video. Un bacio grande.